Che l'opposizione ha così tanto paura della magistratura, noi ovviamente siamo fiduciosi in merito al probabilmente su qualcosa, insomma, siamo assolutamente fiduciosi in questo potere dello Stato e che tutto possa andare sempre per il meglio. Presidente, su ATAC è stato detto molto e ringrazio insomma la sindaca e tutta la giunta che è riuscita oggi ad illustrare in questo consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni una vicenda che sicuramente si trascina da tanti anni. Noi lo abbiamo già ribadito prima in campagna elettorale e poi all'interno di quest'Aula. ATAC deve restare nelle mani dei cittadini, non devono esserci partiti dei privatizzatori che vogliono dare al mercato, diciamo, questo servizio pubblico. E in merito alla richiesta di referendum che già il consigliere Stefano ha, diciamo, precisato qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, io voglio ricordare che non solo i cittadini romani, ma tutto il popolo italiano, Presidente, nel 2011 si è espresso contrario alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e questo è un dato molto importante che dobbiamo ricordarlo, quindi forse chi oggi sta chiedendo la privatizzazione di un servizio pubblico e la messa a gara probabilmente è contrario alla volontà popolare del 95% di chi nel 2011 è andato a votare e questo se lo devono ricordare sia il centrodestra, il centrosinistra e tutti coloro che hanno portato e vogliono magari portare avanti questa linea. Ma andiamo avanti, i cittadini romani hanno pagato. Non hanno messo la faccia, ma ci hanno rimesso i soldi, perché parliamo di circa 1.300.000, forse milioni di debiti più. Pensiamo ai 22 miliardi che le precedenti amministrazioni hanno lasciato sempre ai cittadini romani, che pagano l'aliquota IRPEF più alta d'Italia. Di 500 milioni di euro, di cui 300 milioni vengono versati da questa amministrazione e 200 milioni circa dallo Stato. Quindi i cittadini romani pagano le tasse più alte d'Italia. Perché? Perché chi ci ha preceduto non è stato in grado di gestire, non ha preso queste società partecipate in house e ha pensato probabilmente a risanarle. E come ci è stato prima illustrato, dalle sentenze di Parentopoli sono state utilizzate come bacini elettorali. Allora questa azione che oggi il Movimento sta cercando di non solo di supportare, ma che ne è convinto, per noi pensiamo che possa dare veramente lustro a un'azienda, perché il pubblico non è qualcosa di sbagliato, il privato non necessariamente può essere ovviamente negativo far accedere i privati, ma il pubblico, mantenere le aziende importanti, strategiche, pubbliche, è importante. Perché? Perché all'interno di alcune città, sia negli Stati Uniti ma anche in Australia, ci sono delle città che sono gestite interamente solo da fondi di investimento, da capitali privati. Allora noi dobbiamo farci una domanda. Noi che rapporto vogliamo avere con le città, con i servizi? Vogliamo che da una parte ci siano i cittadini e dall'altra parte degli eletti e delle istituzioni? Oppure vogliamo da una parte gli utenti e dall'altra dei consigli d'amministrazione che dettano leggi sulle nostre vite? Secondo me noi dobbiamo puntare al primo modello, e il primo modello che è quello anche della democrazia partecipata, della democrazia diretta. E come prima il consigliere ha illustrato, abbiamo avviato un piano importantissimo che è il PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile, dove saranno gli stessi cittadini a chiedere le infrastrutture per la mobilità per tutto il territorio romano, e questo è qualcosa di grandioso che probabilmente gli altri non sono riusciti a fare, Presidente, ma noi abbiamo il coraggio di farlo. Ecco perché ATAC deve rimanere pubblica, non deve essere venduta ai privati e non può essere fatto profitto sui servizi pubblici locali. Grazie. A lei consigliere.